Carissimi, ma soprattutto carissime, bentornati qui su 80 Passione. Venerdì 12 agosto è una settimana che stiamo negli Stati Uniti ed abbiamo davvero visitato tantissimi luoghi molto interessanti. Ma oggi siamo a Tallahassee, la capitale della Florida, sì, la capitale del Sunshine State, così chiamato perché in questo stato americano dove vige un clima tropicale il sole splende 365 giorni all'anno. Poi va bene, ci sono ogni tanto temporali estivi, ma fidatevi, il sole vi farà sempre compagnia. Quello alle mie spalle è il Capitol City, l'edificio più antico della città, una città di neanche 200.000 abitanti, e all'interno hanno ricavato praticamente un museo che adesso andremo a visitare. Per quanto riguarda l'etimologia della parola Tallahassee, si pensa che provenga dall'espressione indiana vecchi campi. Infatti la città ha mantenuto ancora la sua tradizione agricola nonostante si trovino anche ottime università e college. A questo punto sono l'una di pomeriggio, ci sono 34 gradi, vedremo quello che succederà perché ci è stato detto all'albergo che nelle ultime tre settimane alle 3 di pomeriggio puntualmente c'è stata una piccola pioggerellina di 10 minuti. Vediamo se anche oggi la tradizione verrà rispettata. Abbiamo percorso 2 ore e mezza in macchina da Jacksonville, l'ho soprannominata la città fantasma, davvero ancora non riesco a spiegarmi come fosse così deserta, una città di quasi 1 milione di abitanti, ma già qui a Tallahassee posso respirare un'aria molto più dinamica, frizzantina, mi ricordo un pochettino Washington DC, quindi non vedo l'ora di visitarla. Rimanete sintonizzati fino alla fine del video, come consuetudine cercherò di immortalare le zone migliori della capitale della Florida. Oggi sarà il nostro ultimo giorno qui in questo stato, domani andremo a visitarne un altro, non vi anticipo niente, rimanete sempre qui sintonizzati, fatemi sapere la vostra nei commenti al video, ci risentiamo presto, ciao!